Amici e amiche, ben ritrovate da Veronica Lisotti in questa torrida estate, davvero caldissima. Si alza la temperatura anche per la SD Gabice Gradare. Siamo qui oggi nella splendida location del ristorante pizzeria Belsit di Gabice Monte proprio per presentare la nuova stagione 2017-2018 del team rosso-blu. Quindi si aprono davvero i veli su questa nuova stagione che vedrà partecipare per la seconda volta consecutiva il team adriatico nel campionato di promozione girone A assieme ad altre 15 competitor. Partirà la preparazione il 16 agosto, approssimativamente il 10 settembre ci sarà l'inizio della Coppa Italia promozione, ancora date da stabilire, e poi il 24 settembre via appunto al campionato. Tante le novità quest'anno che riguardano il team adriatico, ebbene sì, la novità più eclatante è quella che riguarda il vertice, infatti cambio al timone della SD Gabice Gradara, è arrivato un nuovo patron, Gianluca Marsili, 38 anni, di Gabice Mare, a capo della A1 Arredamenti, un imprenditore che davvero coprirà nuove novità, e davvero restate con noi per scoprirle assieme. Altre novità che invece riguardano anche il traghettatore dell'SD Gabice Gradara sarà infatti Roberto Barattini, il nuovo mister, e sarà coadiuvato da un altro nuovo tecnico, Dario Cangini. Ovviamente qualche novità riguarda anche il cast, quindi quello che è il roster rosso-blu, per circa l'80% è rimasto tale rispetto alla passata stagione, quindi l'ossatura è rimasta tale. Ci sono però stati tre nuovi arrivi e poi importantissima la parte fondamentale che andrà a svolgere è quella degli under, ma ne parleremo poi nel corso della nostra presentazione del nostro vernissage. Ovviamente poi novità che riguardano anche la location del SD Gabice Gradara, perché infatti ci saranno novità che riguarderanno anche il campo. È in arrivo il campo in sintetico A11, quindi davvero è un'importante novità che potrebbe coinvolgere tantissimi altri giocatori, e quindi staremo a vedere, rimanete sempre con noi. E allora davvero siamo pronti per partire, abbiamo scaldato i motori e quindi andiamo veramente a conoscere e a sentire le voci dei protagonisti di questa nuova stagione SD Gabice Gradara Calcio. Allora amici e amiche, benvenuti alla presentazione della SD Gabice Gradara stagione 2017-2018. Siamo qui nella splendida location del ristorante pizzeria Belsit di Gabice Mare per affrontare questa nuova stagione per il secondo anno consecutivo nel campionato di promozione girone A, dopo una salvezza travagliata ma alla fine è raggiunta. Tante le novità che riguardano la SD Gabice Gradara quest'anno le andremo proprio a scoprire nel corso di questo vernissage, e allora vorrei subito rompere il ghiaccio per chi ci ha seguito sui nostri network, pagina Facebook, YouTube, sul nostro canale, e per quanto riguarda il sito internet ha già avuto modo quindi di conoscerlo, però lo facciamo conoscere anche a coloro che invece ancora non hanno avuto il piacere. Allora chiedo un grandissimo applauso per quanto riguarda il nuovo patron della SD Gabice Gradara, 38 anni, di Gabice Mare, imprenditore a capo della A1 Arredamenti. Un grande applauso per Gianluca Marsili. Eccoci qua presidente, pronti? Ben arrivato. Grazie, grazie Vero, grazie a tutti di essere qua con noi questa sera. Finalmente una presentazione al sole. Fantastico, il sole ci ha baciato, siamo tutti allegri, siamo tutti contenti. La temperatura anche per un po' è calata, diciamo che almeno ci ha dato bene. Pochettino di tregua in quest'estate davvero caldissima. Allora presidente, lei è subito partito al lavoro, lo sappiamo, quindi le chiedo subito qual è il clima, non estivo, ma quello all'interno dell'SD Gabice Gradara che si respira in questi primi approcci. Ma l'entusiasmo è sicuramente tanto, anche perché siamo qua insieme a un gruppo di ragazzi favolosi, che alcuni di loro insomma ci seguono già da diversi anni, e ho la fortuna di avere con me in società delle persone veramente in gamba, capaci, che mi aiutano un po' in tutte le attività di questi primi giorni. Abbiamo un nuovo staff tecnico che si è inserito alla grande, quindi ha già iniziato a lavorare sui campi per conoscere un po' da vicino i nostri giovani, quindi siamo tutti molto fiduciosi, siamo sicuri insomma della prossima stagione, sarà entusiasmante per tutti quanti,
per noi che ci siamo dentro, per i nostri giocatori e per tutte le persone che ci seguono al campo. Benissimo, Presidente. Lei è sempre stato presente sugli spalti, quindi conosce bene questa realtà, ha anche giocato quando era giovane, importante dirlo, tra le fila di questa società, e quindi le chiedo, che anno sarà questo? Ah, sarà un anno sicuramente positivo, no? Poi dopo i numeri li vedremo sul campo, però io penso, insomma, che tutti dobbiamo essere ottimisti, perché l'impegno è tanto da parte nostra e sicuramente anche dei ragazzi che abbiamo qua con noi oggi. Abbiamo un mister preparato, abbiamo un progetto dietro anche che vede, insomma, spazio al nostro settore giovanile, delle persone di esperienza che sicuramente ci aiuteranno in questo, e quindi sono convinto che sarà un ottimo anno. Presidente, però qui vogliamo una promessa, perché i tifosi sono tanti, è una piazza davvero seguita da tantissime persone, anche allo stadio davvero ce ne sono tante, una promessa e anche un augurio per questa nuova stagione. Guarda, vi prometto che la pista sarà abbondante e buona. No, vi prometto che ci divertiremo e che l'impegno sarà, insomma, sarà il massimo per far divertire tutti quanti in un clima sereno, costruttivo e pulito e onesto. Poi dopo, logicamente, incrociamo le dita e non voglio dire niente, non voglio essere troppo, diciamo, siamo anche un po' scaramantici, siamo in un ambiente sportivo, quindi incrociamo le dita con un po' di ottimismo, però dai, siamo convinti. Perfetto, Presidente, grazie, un grandissimo grazie applauso al nuovo Presidente del Gabice Gradara, Gianluca Marsili, e questo bel augurio che ci ha fatto per questa nuova stagione. Davvero, quest'anno sono tante le novità, le sapete, le avete tra virgolette conosciute attraverso i nostri social, un nuovo traghettatore, lui è Roberto Barattini, e allora lo invito qua subito con me, così lo conosciamo, facciamo un grande applauso al nuovo mister della SD Gabice Gradara. Venga pure, mister. Allora, mister, so che anche lei ha subito cominciato a lavorare, quindi le chiedo subito qual è stato l'approccio, diciamo così, alla SD Gabice Gradara. Ho avuto modo di lavorare 6 giorni con i ragazzi e ho trovato un gruppo molto volenteroso, sicuramente saranno anche i più grandi volenterosi come i giovani, e diciamo via, faremo una buona amalgama tra giovani e meno giovani. Noi ce l'auguriamo, ovviamente. Mister, lei viene da categorie maggiori, no. Diciamo, conosci anche comunque anche quello che è un po' la realtà del campionato, sì, di promozione, sì. Girone A Marche. Quindi un po' le chiedo se si è fatto già l'idea di quelle che possono essere un po' le squadre, ecco, più tra virgolette agguerrite, ovviamente sempre sulla carta, facciamo sempre un pronostico chiaramente. No, di squadre ce ne sono tante e nelle Marche ci tengono parecchio, si allenano già quasi tutte, sono quasi tutte partite e ci sono degli organici molto, molto forti, 3 o 4 sicuramente, il Senigallia, non so il Marzocca se si è indebolito o rinforzato, il Moglie Vallegina, poi ci sarà il Mondolfo, la mia ex squadra, e, insomma, ce ne sarà un tal Vallefoglia che è qua vicino a voi, comunque sono tutte ottime squadre, ben assortite, insomma, non sarà un campionato facile e dobbiamo incominciare a lavorare, insomma, siamo alle porte, però è ora. Ecco, a proposito di mercato e di rosa, le chiedo se è soddisfatto della rosa dell'SD del Gabice Gradara, mister. Sì, sono soddisfatto. Abbiamo, insomma, i nuovi da Grandicelli a Grassi, Santucci, e poi tutti i nomi dei giovani non me li ricordo perché ancora. Sono tanti, mister. Sono tanti, però sì, sono soddisfatto. Il gruppo è consolidato, e in 7 anni ha fatto una scalata impressionante, insomma, dalla terza categoria fino alla promozione, un gruppo solido di amici e ci sono i buoni presupposti per far bene, insomma. Ecco, accanto a lei, mister, ci sarà anche Dario Cangini, oggi non è presente, però ovviamente lo salutiamo, e Flavio Urbinati, riconfermato preparatore dei portieri, e poi anche, che è lì, ecco, e poi abbiamo anche Gabriele Maggi, sì, che ovviamente farà un coordinatore tra juniores e prima squadra. Cioè, abbiamo già cominciato comunque a collaborare e mi ci trovo benissimo. Quindi largo spazio anche ai giovani, andremo poi dopo a vederli più approfonditamente, comunque la filosofia un po' del Gabice Gradara riguarda anche il fatto proprio di dare più ossigeno, insomma, alla Green Line. Allora, avremo da qui fino all'inizio del campionato 5-6 amichevoli, più la Coppa Italia, perciò avremo modo di provare questi qui che vedi, ho intenzione di provarli tutti e di dargli, cioè, spazio che do agli altri. Certo. E poi dopo faremo una valutazione un po' più mirata.
Bene mister, allora ben arrivato e davvero un grandissimo augurio per questa nuova stagione. Perfetto, grazie. E allora li abbiamo nominati, quindi oggi non saranno tutti presenti per motivi di lavoro chiaramente, però intanto conosciamo, tra virgolette, già li conoscete, quelli che saranno i protagonisti del cast della SD Gabice Gradara prima squadra 2017-2018. E allora li vado a presentare uno per uno, partendo da lui, a difendere i pali una bandiera rosso-blu, corteggiato da diverse società, ma il suo cuore batte per il Gabice Gradara, Sara Cinesca, classe 91, Giacomo Palazzi. Cintura difensiva, respira calcio da quando è nato, in famiglia non si parla d'altro, una certezza, un totem, ha vestito anche i panni del capitano, classe 87, Alberto Sabatini. Oggi non è presente, mi pare di non vederlo, per motivi di lavoro immagino, però facciamo un grande applauso anche a Mattia Arduini. Chi invece è presente quest'oggi non molla mai, non cade mai, da lì davvero non si passa, è davvero classe 92, il carro armato Lorenzo Costa. Eccolo qua. Poi abbiamo, in realtà l'abbiamo visto poco nella scorsa stagione per motivi di infortunio, quindi l'augurio che gli facciamo ovviamente è sempre quello che quest'anno lo potremo vedere in maniera più frequente, classe 97, lo statuario Andrea Facondini, 87 magari, eccolo qua, andiamo, passiamo alla zona regia. Oggi non è presente, però facciamo un grandissimo applauso al capitano Elia Fabbri, davvero capitano fuori e dentro il campo. E poi abbiamo un'altra figura che abbiamo in realtà visto poco la scorsa stagione, ma quando c'è stato si è fatto notare, ma soprattutto sentire dagli avversari. Classe 86, castigatore Andrea Grieco. Eccolo qua che arriva. Piano. Eccolo qua. Oggi mi pare di non vederlo presente a centrocampo, però è davvero una pedina fondamentale, Michele Ferrani. Un grande saluto anche a Michele Ferrani. Nuovo volto a centrocampo, direttamente dalla FIA Riccione, ha calcato piazze di categorie superiori, sempre con ottime referenze, entra a far parte del cast rosso-blu, Andrea Grassi, classe 93, eccolo qua. Ebbene, giovane ma con le idee chiare, davvero uno dei suoi hobby è reppare, vediamo se riuscirà davvero a reppare anche bene sul campo questa stagione, classe 98 dalla Vispesaro, Luca Grandicelli, un grande applauso anche per lui. Eccoli qua, intanto il nostro Daniele Emanuele li inquadra tutti i giocatori. Passiamo allora al reparto offensivo e qui davvero cominciano a tremare le difese avversarie. Il senso del gol, il suo sesto senso, 15 reti nella passata stagione, generatore di panico tra le difese avversarie, tutto lo vogliono, ma lui ha scelto il Gabice Gradara. Classe 83, il cecchino Alessandro Rossi. E allora potevamo dividere i gemelli del gol? Assolutamente no. E quindi su Facebook spopolano i suoi video in cui davvero si allena ovunque. Quindi con queste premesse davvero ragazzi sono delle migliori. Ci ha fatto gioire ma anche soffrire con quel ginocchio davvero. Quindi speriamo che quest'anno sia finita. E allora arriviamo con noi anche quest'anno al 100%, ce lo auguriamo, il bomber William Muratori. Eccolo qua. Oggi non è presente, ma i tifosi, i curiosi, gli appassionati sono davvero molto interessati a vedere questo nuovo tridente d'attacco, quindi facciamo un applauso e un saluto a Christopher Santucci, classe 91, proveniente dalla FIA Riccione.
E allora, qui abbiamo tutti, diciamo così, i senior per quanto riguarda la SD Gabice Gradari presenti, Gradara presenti quest'oggi, quindi passiamo invece a conoscere, a presentare, ma anche a rivedere, perché alcuni di loro hanno già vestito la casacca della prima squadra la scorsa stagione. Quindi apriamo il capitolo Under, quindi chiedo a tutti i ragazzi di venire qui sul palco insieme ai senior, diciamo così. Venite pure ragazzi, così vi facciamo conoscere anche voi. Prego, venite. Mister Barattini sta proprio lavorando su quella che è, insomma, la selezione di tutti questi giovani che vedete, la maggior parte provenienti dal vivaio rosso-blu. Sono davvero tanti, sono giovani con talento, sono giovani promettenti e soprattutto appassionati di calcio, e quindi chiedo un grande applauso davvero a tutti questi ragazzi che vedete oggi presenti insieme a noi. Allora, oggi non è presente il direttore sportivo Giuseppe Buccolo, però gli facciamo un saluto, ragazzi, che no, forse sì, forse no, vediamo. Allora, ce l'ho qui accanto a me, quindi ne approfitto. Giacomo Palazzi, ben trovato. Ciao Giacomo. Ciao, ciao. Allora Giacomo, come state intanto? Ho visto che quest'estate comunque siete sempre rimasti in contatto, vi frequentate, quindi il clima mi sembra sempre quello dell'anno scorso, sempre molto gioioso, sempre molto pronto a fare, quindi mi sembrate anche quest'anno di avere un grande gruppo. Sì, siamo tutti molto carichi, dopo c'è chi più è impegnato dal lavoro e chi meno, chi è sempre in spiaggia. Non facciamo nomi? No, no, ovviamente. Tanto li sanno. E niente, comunque quest'anno inizia la stagione un po' più tardi, quindi abbiamo il tempo di prepararci bene. Il mister ha già iniziato con i ragazzi più giovani, che li ho visti al campo belli presi. Dopo niente, noi ci conosciamo bene o male, a parte due o tre innesti, gli altri siamo il gruppo 5-6 anni che siamo qui a Gabice, quindi appunto ci conosciamo bene. Conosciamo di più il campionato di promozione, speriamo di farlo meglio dello scorso anno, un po' più tranquilli. C'è stato un po' da tribolare a metà stagione, insomma, so anche un po' la fine. Sì, dopo alla fine ci siamo presi bene, però speriamo di prenderlo meglio dell'anno scorso. Senti, poi comunque tu sei sempre caricato tantissimo da un certo tifoso, io lo definisco così, certo Daniele Palazzi, che è sempre sugli spalti, che ti segue sempre, che secondo me se potesse entrerebbe anche in campo. Sì, sì, io ho il motivatore fino esatto. All'ultimo minuto che mi esatto. Segue, sì, sì. No, ci tiene molto perché comunque ci segue tutte le domeniche, sia in casa che fuori, vuole che faccia bene io come tutti gli altri ragazzi, indifferentemente da chi gioca. Fa piacere, dai, di avere persone come lui, ma ce ne abbiamo anche altre che ci seguono tutte le domeniche ed è molto bello. Assolutamente sì Giacomo, siete davvero tanti sia in casa ma anche e soprattutto fuori casa, che a volte magari in trasferta è più difficile muoversi, ma invece i tifosi e dirigenti davvero presenti, molto molto presenti. Sì sì, infatti ci invidiano in molti, perché anche in Romagna quando si parla di noi si parla spesso del campo, delle persone che ci seguono, quindi siamo invidiati per questo, anche per la società, perché comunque soprattutto nei tempi di adesso si sentono società un po' sempre in bilico, non si sa, invece qui è 5-6 anni, 7 che si va avanti sempre molto bene, fa piacere sia da parte della squadra che da parte della società. Oggi insieme al presidente c'è lo staff e dirigenti, quindi ho piacere anche che si vedano anche loro, perché davvero noi parliamo sempre di quello che accade sul campo, però c'è davvero chi lavora tanto, è davvero molto molto bene dietro le quinte, quindi ragazzi facciamo un applauso noi a loro per quello che ogni anno fanno, per l'impegno, per la costanza e davvero la passione che ci impiegano. Grazie Giacomo intanto. Alessandro Rossi, presente, vieni qua. Eccolo qui. Alessandro, come stai? Tutto bene, un po' stanco ma va bene, siamo pronti a cominciare. Stanco perché sei stanco? Dove sei andato? Dove sei si stato? Lavora, siamo in stagione, quindi allora, normale. Allora Ale, senti, i tifosi fremono per sapere la consueta domanda, che è quella, insomma, quest'anno quale sarà il tuo obiettivo stagionale, quale sarà la cifra? Dai, svelaci qualche segreto. No, l'obiettivo è fare meglio dell'anno scorso, sia col gruppo, con la squadra, che personalmente, quindi migliorarsi sempre, anche se ogni anno sia un anno in più. E questo è l'obiettivo.
anche più esperienza però magari, no Alessandro? Sì, l'esperienza, aumentano gli anni, aumenta anche l'esperienza, quello è normale. Sempre migliorarsi, questo è l'obiettivo principalmente per la squadra e poi i gol verranno da soli. Senti, io chiamerei qui accanto a te anche il tuo gemello del gol, io lo certo. definisco così. William Muratori, facciamo un applauso anche al Bomber che, come ho detto poc'anzi, quest'anno l'abbiamo visto poco. Allora la domanda è d'obbligo a te in particolare, William, come stai? Io sto bene. Perché? No, adesso è un po' di tempo già che è un mesetto che mi alleno, il ginocchio risponde bene finalmente e sono pronto come ogni anno carico per la nuova stagione e infatti diciamo che mi sto già allenando abbastanza duramente. Ti abbiamo visto infatti esatto. su Facebook i tuoi video che sei davvero. Devo far vedere appunto che inizio se no la gente non ci crede, però no, sono molto carico per l'inizio della stagione. Penso che possa essere un'annata molto positiva, sicuramente meglio di quella dell'anno scorso, i presupposti ci sono, i nuovi acquisti mi sembrano molto validi, i ragazzi li vedo carichi, ho fatto anche un allenamento con loro per ingiovanire qualche anno, però dai, ci sono tutti i presupposti anche con il mister e lo staff per fare molto bene. Senti, un reparto d'attacco che, come hai detto tu l'anno scorso, ha faticato, chiaramente il salto di categoria si è sentito, quali saranno un po' gli obiettivi diciamo, del nuovo tridente e in più comprensivo anche degli under di quest'anno? Ma penso che anche il nuovo arrivato Santucci, lo conosco, ho visto qualche partita, insomma mi sembra veramente un ottimo acquisto e quindi sicuramente sarà migliorato questo reparto d'attacco anche con poi Marchetti, anche gli altri ragazzi, quindi ci saranno diciamo molti presupposti per fare bene, per far gol, è quello che bisogna fare e poi con l'aiuto di tutta la squadra anche noi avremo i benefici in avanti insomma. E ovviamente sempre sostenuti dai numerosi tifosi, William. Quello sempre, ci seguono sempre tantissimo in casa, spesso anche fuori, quindi noi sicuramente quella è una cosa in più perché ci dà carica quando giochiamo soprattutto in casa, ci seguono tantissimo veramente e per noi comunque è un fatto che ci dà la carica, è un passo in più. Assolutamente sì, grazie William. Accanto a te c'è un certo Alberto Sabatini, vieni pure Alberto. Prego. La copertina. No, tranquillo che non la rovini, perché passiamo dal reparto dell'attacco, quindi chi gol li deve fare, tra virgolette, chi gol un po' insomma li deve impedire, no Alberto? Dovrebbe, sì. Dovrebbe, dai. L'obiettivo è quello. Senti, com'è il clima di quest'anno? Come li vedi i ragazzi, i tuoi compagni? Ma vado dietro un po' a quello che diceva anche Willy prima, siamo pronti. Dai, quest'anno abbiamo fatto qualche giorno in più di ferie e quindi inizieremo poi la preparazione il 16. Però siamo pronti per iniziare, vogliamo far bene, meglio sicuramente dell'anno scorso e quindi poi sarà il campo a parlare. Noi ci prepareremo al meglio col mister, tutti i ragazzi. E è ora di iniziare. Quindi siamo pronti per partire? Sì, è ora. Allora Flavio, senti un po', mai tu sei una bandiera della SD Gabice Gradara Calcio, hai vissuto gioia e dolore di questa società e di questa squadra, questa stagione che stagione sarà Flavio? Diccelo tu. Speriamo meno tribolata dell'anno scorso, no? Specialmente, dai, per fare un buon campionato, vedo i ragazzi bene, hanno cominciato a allenarsi bene. E col nuovo mister vediamo di fare un bel campionato. Incrociamo le dita quindi Flavio, quello sempre. E poi ovviamente so che lavorate duramente, quindi questo sicuramente il lavoro, ci auguriamo, paga inevitabilmente. Speriamo, tanto il lavoro paga, alla fine se lavoriamo bene, andiamo bene. Benissimo, grazie Flavio Urbinati per essere stato con noi, un grande applauso. Allora mister, ho anticipato che quest'anno ricoprirai un ruolo leggermente diverso rispetto a quello degli altri anni, ce lo vuoi spiegare tu? Sì, praticamente intanto ringrazio la società per avermi dato l'opportunità di ricoprire questo ruolo diciamo un po' nuovo per la società,
nel senso che devo coordinare un po' gli allenatori che vanno dai giovanissimi allievi juniores, e tra juniores e prima squadra logicamente stare un po' attento al discorso giovani, diciamo un po' un attimino per cercare un po' di capire anche le problematiche tra le varie squadre, logicamente attenzione anche ai giovani che possono magari salire, fare il salto subito anche per dire da un giovanissimo allievo, da un allievo a juniores, quindi seguire un po'... cioè essere la voce della società praticamente. Nel frattempo è arrivata la tanto amata torta. Luca, come stai? Tutto bene? Bene, grazie. Senti, l'anno scorso hai ben figurato, se non erro, anche un gol. Vero, c'è stato? Sì. Quest'anno, dai, sei carico, sei pronto? Spero di far bene insieme ai gemelli del gol. Hai detto niente, insomma, quindi voglio dire, dai, pedine importanti, ma noi siamo sicuri che tu sarai pronto e all'altezza, perché comunque l'anno scorso ci hai davvero dato un feedback molto molto positivo. Speriamo bene, speriamo di concludere la stagione meglio dell'altro anno. Dai, incrociamo le dita anche per te, Luca, grazie intanto. E allora, siamo pronti per il taglio della torta, mister, se vuole. Scusi. Vediamo un po', eccoci qua. Il capitano, chi è? Venga, ecco, mi sposto io qui indietro così riusciamo ad avere il taglio della torta. Anche me? Sì. Pronti, via. Adesso concentratevi sulla torta, abbassatevi. Eccoci qua. Vai. Vai, fatto. Ok, un grande applauso. Eccoci qua, davvero. Ragazzi, grazie a tutti davvero per questa prima torta tagliata, assolutamente, ci auguriamo la prima di tantissime, presidente, quindi un augurio davvero grande alla SD Gabice Gradara da parte del presidente Gianluca Marsili, da parte di tutti i ragazzi che vedete qua, da parte di tutto lo staff, e davvero quindi forza Gabice Gradara Calcio. Sempre, forza Gabice Gradara e avanti tutta. Grazie a tutti per essere stati con noi, da Veronica Lisotti un buon proseguimento. È pronta per mangiare.